Edoardo De Filippo arrivò a Prato nel 1965, poco dopo la riapertura del Metastasio, e vi ritornò anche nel corso degli anni successivi perché rimase affascinato dallo straordinario silenzio che regnava in sala. Infatti, mentre era in scena si accorse che dalla platea non giungeva nessun scricchiolio di sedie, nessun crepitio e fruscio. Terminato lo spettacolo, volle entrare in sala e vide che per terra, invece del solito parquet di legno, era stesa una morbidissima moquette. Questa raffinatezza lo stupì così tanto che pare che da allora, durante la tournée in altri teatri italiani, dicesse «Andate a Prato, lì sì che c'è un gran silenzio». Un gran silenzio, ma anche grandissima musica, tant'è che qualche anno dopo accadde un evento straordinario. Il maestro Arturo Benedetti Michelangeli, l'angelo del pianoforte, che amava profondamente Prato, acconsentì a far registrare l'emozionante concerto del 28 giugno del 67, applaudito dal pubblico del Teatro Metastasio, per ben 20 minuti. Il nastro, registrato dal personale tecnico del MET, fu restaurato e inciso nel 2001 grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Quell'interpretazione fu considerata una delle migliori di tutti i tempi, forse resa possibile proprio dalla cornice sonora del MET, che il restauro mantenne inalterata.